Alfredo Madei, presidente dell'Entigione, come ha detto nella presentazione in sala, come è stato spiegato, 7 anni di Serie D consecutivi non sono pochi. No, sicuramente è una bellissima eredità, un'eredità importante, poter dare continuità al lavoro svolto da tanti dirigenti appassionati dell'Entigione, del Comune di Brescello, Sorbolo, è un po' come, diciamo, consacrare quella che è la passione di tante persone che col calcio ci vivono non solo la domenica ma anche durante la settimana. Ecco, sappiamo che uno dei motivi della domanda non fatta di ripescaggio è stato dovuto anche al campo, però il sindaco ha parlato di un nuovo campo mezzanello, cioè questo vuol dire che c'è qualcosa già in prospettiva che potrebbe cambiare? Ma in prospettiva c'è a cambiare che potremo anche andare a giocare in un altro campo, e questo sicuramente è stimolante, sempre nella zona, sempre comunque nel territorio, e che permetterebbe anche di, che so io, ambire a qualche risultato, direi che più dell'anno scorso è difficile fare, qualche risultato prestigioso che nella storia dell'Entigione magari potrebbe apparire come qualcosa di storico. Ecco, l'ultima cosa che le chiedo, che stagione si aspetta, perché è una squadra, come diceva lei, molto rinnovata, con allenatore nuovo, quindi si è cambiato veramente tanto. Sì, si è cambiato veramente tanto, come del resto questo è un calcio che cambia veramente in modo veloce, e quindi di conseguenza anche l'Entigione deve fare i conti col fatto che ogni anno cambiano tanti giocatori, può cambiare il mister, sicuramente rimane immutato lo spirito, l'obiettivo di fare del buon calcio, quello di divertirsi, di avere delle opportunità, di essere guastafeste per tante società che invece non nascondono i loro obiettivi, le loro ambizioni. E ovviamente è una squadra da scoprire, fatta da tanti giovani, quindi tante incognite, ma la certezza che sicuramente l'impegno e la serietà non mancheranno mai.